E adesso lo fai, eh? Sì, ci sta andando. Allora, signori, buonasera, un attimo di attenzione, per favore. Buonasera a tutti, prima di iniziare la cena vogliamo un po' dare la traccia a quello che sarà il motivo della serata. Ci sarà musica, avremo un caro amico che racconterà diverse barzellette, peraltro molto gradite, e abbiamo l'onore di ospitare qui a Toscanini stasera un giornalista che nella nostra città va per la maggiore, è il signor Gabriele Di Maio, al quale va un applauso, l'applauso a Toscanini. Direttore di StadioTardini.it, presenterà un libro con un suo collaboratore, ti passo il microfono e la parola e ascoltate con attenzione. Buonasera a tutti e buon appetito, a lei la parola. Grazie mille, grazie e buonasera a tutti. Lorenzo Longhi, più che un mio collaboratore, è un caro amico con il quale abbiamo avuto modo di collaborare nel recente passato, e ha dato alle stampe un volume che si intitola Brasil. Noi questa sera siamo qua anche ad aspettare l'esordio della nazionale italiana del mondiale brasiliano, appunto, e quindi ci è sembrato giusto cogliere l'occasione, mentre attendiamo la partita, di presentare questo volume, proprio perché è un tema con la serata iridata, diciamo così, di questa sera. Noi ci siamo inseriti all'interno di un programma che era già stato prestabilito con questa serata di musica e di barzellette, però nello stesso tempo avremo modo di effettuare una presentazione atipica, diciamo così, di questo volume, così ogni tanto ci inseriremo nella colonna sonora musicale della serata e tra un piatto e l'altro avremo modo di assaggiare anche così qualche pagina di questo libro, che, come ripeto, è fatto dall'amico e dal collega giornalista Lorenzo Longhi, un passato recente, diciamo così, a Parma, un passato nella nostra città, e che ora invece abbiamo passato da amici, da un certo punto di vista, no? Sì, esatto, quando io facevo il controllore, tra virgolette, tu il controllato, diciamo così, ci possiamo essere trovati in qualche occasione, diciamo così, un po' in collisione. E stasera invece non siamo assolutamente in collisione, stasera siamo soprattutto in unione, diciamo così, anche con il nostro pubblico di questa sera. E questo volume è un vocabolario di football, no? E quindi un vocabolario di calcio alla brasiliana. È un vocabolario di calcio alla brasiliana, in realtà è qualcosa di molto leggero, più che altro gradevole. Dalla A alla Z, un metodo che si potrebbe trovare diverse definizioni di calcio brasiliano. Noi qui qua ne parleremo anche dopo, perché siamo un po' una sorta di quasi degli intrusi, diciamo, degli invocati come delle feste universitarie, insomma, e anche questi dell'orchestra, ragazzi dell'orchestra qui se ne renderanno conto ben presto, faremo un po' di commedia dell'arte, racconteremo un po' di quello che troverete qua dentro, anche perché è un libro sostanzialmente divertente, che magari insegna subito con un titolo importante qualcosa di più sul calcio brasiliano, qualcosa che sentirete dire molto spesso anche dai giornalisti quando parlano delle cronache, generalmente le cronache sono una peggiore dell'altra, come sapete Gabriele, però tra poco potrete trovare anche aspetti piuttosto divertenti e leggeri, e soprattutto aspetti divertenti e leggeri, e lo dico qua da ex partigiano, dopo aver lavorato qua, troverete anche qualche vecchia conoscenza del Parma, qualcuno che ha vinto il mondiale, qualcuno che non l'ha vinto, insomma troverete anche aspetti che riportano anche un po' quello che è la serata, quello che è il circolo toscanino, che va bene. Perfetto, grazie comunque Lorenzo, e a questo punto possiamo ritenere concluso la prima parte del nostro intervento, poi naturalmente vi auguriamo buon appetito, e come dicevo, tra una porta dell'altra e tra un bar dell'altro faremo capolino e parleremo ancora una volta di questo volume. Grazie per l'attenzione e a dopo.